Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del nostro sommario. Prima campanella nelle scuole marchigiane, bene l'esordio, ma nella notte a Villa San Martino di Pesaro rubati 4 computer per la didattica a distanza. Soddisfazione invece per l'esordio da parte dei sindaci di Fano e Pesaro. Arrestato per droga un 20enne fanese, al momento del controllo da parte dei carabinieri, il giovane ha infilato la mano negli slip e ha consegnato spontaneamente 2 dosi di cocaina. Un detenuto prima tenta il suicidio, poi aggredisce i poliziotti penitenziari. Attimi di tensione nella notte tra venerdì e sabato all'interno del carcere di Villa Fastigi a Pesaro. 2 forti esplosioni e le fiamme hanno distrutto un carico di vestiti sulla corsia nord della 14 Adriatica all'altezza del casello di Fano. Fisioterapia e riabilitazione in un paziente guarito dal coronavirus. Se ne parlerà dopo il TG in Missione Salute con la dottoressa Ilaria Cleri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Apriamo con l'operazione portata a termine dai carabinieri di Fano che hanno arrestato un 20enne fanese per spaccio di droghe. Il giovane aveva in casa sia lo stupefacente, cocaina e marijuana, sia tutto il materiale per confezionare le dosi. Aveva in casa diverse dosi di cocaina pronte allo spaccio e tutto l'occorrente per prepararle. Il 20enne fanese arrestato venerdì scorso dai carabinieri di Fano. Il nucleo radiomobile operativo aveva avviato un'indagine nei suoi confronti dopo l'arresto di una coppia sorpresa a prelevare cocaina in un campo di girasoli. Infatti, dal mese di agosto i militari hanno iniziato a documentare e raccogliere numerosi elementi a carico del giovane, in particolare incontri e frequentazioni che hanno portato la Procura della Repubblica di Pesaro ad emettere un decreto di perquisizione. Poi, una volta rintracciato a bordo di un'auto in zona Lido, il ventenne è stato fermato e una volta compreso il motivo del controllo ha estratto spontaneamente dagli slip una pochette in stoffa con all'interno 2 dosi di cocaina. Invece, durante la perquisizione in casa sul frigorifero è stata rinvenuta una scatola contenente un bilancino di precisione per la pesatura dello stupefacente e un'ulteriore dose di cocaina. Altri 10 grammi di droga sono stati trovate all'interno di un pensile della cucina, mentre sul tavolo c'erano i ritagli in cellophane utili al confezionamento. Da ultimo, nel comodino della camera da letto è stato trovato un cospicuo quantitativo di marijuana. Il giovane, dichiarato subito in arresto, è stato processato per direttissima, dovrà scontare 1 anno di reclusione e pagare 2.000 euro di multa. Inoltre, ogni giorno dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria. Intanto, in questi giorni verranno eseguite le misurazioni dello stupefacente per verificare la qualità e la quantità. E adesso parliamo invece dell'avvio del nuovo anno scolastico. Dopo mesi di lockdown e lezioni online, oggi la scuola ha ripreso con circa 200.000 studenti marchigiani che sono tornati sui banchi. La ripartenza è stata però più difficile per un istituto, l'Istituto Comprensivo di Villa San Martino a Pesaro, dove nella notte sono stati rubati 4 computer che tra l'altro erano stati usati per la didattica a distanza. Brutta sorpresa questa mattina all'Istituto Comprensivo di Villa San Martino a Pesaro. Alla riapertura della scuola primaria il personale ha dovuto allertare la polizia prima di accogliere gli studenti in classe. Infatti nella notte uno più malintenzionati hanno forzato la serratura di una finestra, si sono introdotti all'interno e hanno rubato 4 computer utilizzati anche per la didattica a distanza. Poi hanno rotto diversi quadri. Stamattina tutti in ansia per l'inizio del primo giorno di scuola con questa emergenza sanitaria abbiamo invece avuto una brutta sorpresa alla sede centrale, dove sono collocati anche gli uffici di presidenza e di segreteria, ovvero abbiamo subito un furto durante la nottata, presumibilmente, che ci sono costati 4 portatili delle aule, che comunque riusciamo a sistemare e garantire comunque la didattica, però ci sono stati portati via, e anche un atto vandalico all'interno degli uffici, ovvero rottura di quadri, quindi gesti perfettamente inutili, una mancanza totale di rispetto. Intorno alle 7, ci spiega la preside, l'ufficio del personale ha allertato le forze dell'ordine che sono intervenute prontamente. Alla prima ora
come organizzazione scolastica c'erano tutti i bambini in tutte le nostre scuole delle prime classi, proprio per garantire loro, nonostante il distanziamento sociale, un momento così di gloria del primo giorno. Però questi bimbi in questa sede centrale, che è una scuola primaria, non hanno avuto l'impatto di vedere la polizia o la scientifica girare per scuola, perché sono arrivati giustamente una mezz'oretta più tardi, i poliziotti sono stati molto bravi a muoversi con delicatezza e soprattutto le insegnanti sono state molto pronte ad adattare tutta l'attività svolgendola in giardino. Anche se sarà difficile, ha proseguito Loretta Mattioli, speriamo che la polizia riesca a recuperare i nostri computer. Nonostante il furto, la giornata è proseguita in tranquillità. Potrei dire che è andato bene, perché da tutti i plessi non mi è arrivato nulla di allarme, di richiamo. Quindi vuol dire che anche i triagi, i controlli che comunque condizionano questo accesso alla scuola sono andati bene. Ovviamente bisognerà monitorarlo nei prossimi giorni, perché cantare vittoria, diciamo, sul funzionamento di situazioni complesse come appunto sono le scuole sarebbe un pochino così ottimistico, troppo ottimistico. E direi che però la partenza, il buongiorno si vede dal mattino, ecco. Sono soddisfatto, dichiara il sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante il tour di questa mattina nelle scuole. Fiducia sugli studenti invece da parte del preside del Marconi di Pesaro, Rossini. Il servizio è di Letizia Marchioni. A Pesaro, dopo sei lunghi mesi di chiusura, lunghe code di ragazzi che, a parte qualche ribelle, erano muniti di mascherine, hanno ripopolato il campus scolastico, il quale si è anche riempito di motorini e biciclette. Tanti, infatti, sono stati quelli che hanno scelto i mezzi autonomi per arrivare a scuola, poiché temevano il trasporto pubblico. Molti sono stati inoltre gli investimenti fatti dalle scuole per ottenere una maggiore sicurezza, come il termoscanner posizionato all'entrata del liceo Marconi, che è solamente un primo step del percorso che i ragazzi hanno dovuto fare per arrivare in classe, dove hanno trovato per la prima volta i banchi monoposto. Sparisce quindi l'idea di scuola come sempre è stata vista finora, e con essa anche la figura del compagno di banco, così importante per gli studenti. Ad attenderli poi nei vari plessi, oltre ai percorsi attentamente indicati da transenne nastro adesivo, c'era anche la cartellonistica, che indica quali sono i comportamenti da tenere. Numerose le postazioni di gel igienizzante. Ci apprestiamo quindi ad un nuovo modo di vivere la vita scolastica in questo periodo di convivenza con il coronavirus, contando anche sul senso di responsabilità dei ragazzi. Come sono organizzate le classi? Chi è in presenza e chi invece no? Dunque, oggi entrerà il 50% della classe. Di ogni classe, facciamo ad esempio, non so, 30 alunni, 15 sono qui in presenza e 15 sono in questo momento a casa che seguiranno a distanza la didattica della giornata. E cosa succederà ai ragazzi che non rispetteranno le regole, quindi distanziamento sociale, mascherina, eccetera? Ma io conto davvero tanto sul senso di responsabilità dei nostri studenti. Non sono bambini, sono ragazzi grandi, sono ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni e sono davvero in grado di essere compartecipi del sistema che assicura a tutti, diciamo così, una certa protezione. Non credo che dovremmo intervenire con sanzioni disciplinari, tanto per capirci, davvero non lo penso. Vuole fare un augurio ai ragazzi? Ah beh, l'augurio a tutti noi, ma veramente grande. Comunque ragazzi, bocca al lupo, dai che ce la facciamo. Inoltre, questa mattina, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha visitato numerosi istituti, dai nido alle scuole medie, accompagnato dall'assessore alla crescita, Giuliana Ceccarelli, dall'assessore all'operatività, Enzo Belloni, e dal garante regionale dei diritti alla persona, Andre Nobili, con l'obiettivo di augurare un buon primo giorno e un buon anno scolastico a tutti gli studenti. Sono molto soddisfatto, la partenza a Pesaro di tutti gli ordini e gradi è stata positiva, non ci sono state criticità e quindi, come dire, siamo ripartiti bene ed è importante continuare bene, perché dovremo essere molto prudenti per alcuni mesi, fin quando il virus non sarà sconfitto, fin quando non ci sarà il vaccino. Quindi viva la scuola, viva la prudenza in questo caso, e però insomma grande soddisfazione per essere riusciti a fare quasi tutti i lavori previsti nei tempi.
In particolare, alla scuola media Dante Alighieri di Pesaro si è svolta la consegna del manuale anti-Covid per gli alunni al minisindaco. Stamattina per noi è un giorno molto importante perché dopo tanti mesi finalmente abbiamo rivisto i nostri alunni e i nostri ragazzi. Un grazie a loro che saranno sicuramente responsabili e avranno sicuramente fiducia nella scuola. C'è stata anche la presenza del nostro minisindaco stamattina che istituzionalmente in uno scambio simbolico ha preso un impegno da parte di tutti gli alunni della Dante Alighieri con le istituzioni e con la scuola a mantenere e a seguire tutte le norme di prevenzione. Questo libricino è stato fatto per noi e ci prendiamo l'impegno di rispettare tutte le norme per il coronavirus. Siamo molto felici ed emozionati di tornare a scuola, dato che per noi è stato comunque un duro colpo. Avvio regolare anche nelle scuole di Fano, dove migliaia di studenti sono tornati in classe in tutta sicurezza, mentre il preside del Nolfi ha dato il benvenuto ai ragazzi delle prime classi al campo da rugby. Al Polo 3 sono state consegnate mascherine e borracce personali. Parte senza problemi anche il trasporto pubblico locale. Simona Zonghetti. Dopo circa sei mesi è tornata a squillare la campanella anche nelle scuole di Fano. Questa mattina sono ripartite le lezioni, dando il via all'anno scolastico più difficile perché banco di prova per l'emergenza coronavirus. Io tutto sono solo tranquillo, preferisco le lezioni in presenza piuttosto che online. E no, secondo me si affronterà come tutti gli altri anni, con tanta voglia di andare a scuola e tanta voglia di fare bene. E oggi prima campanella, a che ora entrate? Alle 9 dovremmo entrare. Fino? Fino a mezzogiorno. Alcuni mezzogiorno, perché facciamo classi un po' diverse, quindi noi forse fino alle 2 anche. Tutti in fila per entrare con la mascherina sul volto per dirigersi in classe dopo aver igienizzato le mani all'ingresso. Nonostante gli accessi divisi e scaglionati ad orario a seconda di classi e sezioni, per i ragazzi rimane difficile non muoversi in gruppo ed evitare assembramenti, soprattutto nei piazzali. Ormai siete abituati a tenere queste mascherine o ancora no? Secondo me sono sbagliatissime, anche perché tanto fuori da qui alla fine non l'indossa nessuno, quindi se non la prendi qui la prendi da un'altra parte alla fine. La mascherina va indossata all'ingresso, in uscita e nelle situazioni di movimento. Quando si è seduti invece, se c'è un metro di distanza, può essere abbassata. Confermato l'intervallo, così come l'attività di educazione fisica che si farà rispettando il distanziamento di 2 metri e senza usare i dispositivi di protezione. Purtroppo dobbiamo adeguarci al nuove regole, però è anche giusto che sia così, perché da casa comunque manca il rapporto con i professori, anche se saremo staccati, però bisogna convivere con questa cosa. Quindi preferite lezioni in presenza? E da casa il quantitativo di lavoro è minore, però sì, dalla classe ci sono delle emozioni, delle situazioni che non si vanno a creare quando sei a casa. Molti gli alunni arrivati a scuola in sella alle due ruote, garantito a tutti anche il trasporto pubblico locale grazie al piano di ripartenza predisposto da Adriabus. Ce ne ha parlato questa mattina il direttore generale Massimo Benedetti. Fino adesso non abbiamo particolari segnalazioni di criticità su tutto il territorio provinciale. Siamo consapevoli però che i primi giorni per noi sono un banco di prova. Il sistema verrà messo quindi sotto un stress test, sicuramente fra un po' di giorni, quando le scuole saranno al 100% frequentate da tutti gli alunni, e con l'arrivo della cattiva stagione, perché è più con il tempo ancora buono come in queste giornate, molti ragazzi si spostano in bicicletta con mezzi propri. Al via una fase particolare, dunque soltanto nelle prossime settimane potrà essere stilato un bilancio per scuole e trasporti. Intanto per le classi prime del liceo Nolfi Apolloni l'anno scolastico è iniziato con il saluto del preside Samuele Giombi, che al campo da rugby ha ricordato ai ragazzi i diritti e i doveri, come lo studio e il rispetto. Poco prima il dirigente scolastico aveva spiegato in diretta su Fano TV le nuove norme, il protocollo da seguire in caso di febbre rilevata a scuola e le novità per l'ex Carducci. A causa dei lavori di ristrutturazione alcuni studenti seguiranno le lezioni da casa, qual è la situazione?
Avremo le classi prime e le classi quinte sempre tutte in presenza. Avremo le classi dalla seconda alla quarta in una forma mista di didattica integrata, due terzi in presenza, un terzo a distanza che poi si alternano. Di fatto uno studente passerà due settimane in presenza e una a distanza. Avete aumentato anche gli ingressi e le uscite, di conseguenza anche il numero di collaboratori scolastici? Abbiamo chiesto un aumento del numero di collaboratori scolastici e siamo fiduciosi in attesa che ci vengano assegnati. Anche al Polo 3 di Fanno la didattica in presenza si alterna con quella a distanza e con le stesse modalità. Le prime e le quinte frequenteranno le lezioni a scuola. Inoltre, a causa di un ritardo da parte della provincia nei lavori di ristrutturazione di 4 aule, è stata attivata la didattica a distanza per alcune classi. Chi oggi era presente ha ricevuto le mascherine e una borraccia personale che potrà essere riempita con l'acqua in questo distributore, evitando così il consumo di plastica. La dirigente Eleonora Augello ci ha raccontato la ripartenza, rassicurando le famiglie anche per la scuola Montessori. Siamo tutti felici perché finalmente vediamo le nostre scuole piene, questo ci gratifica da tutte le fatiche fatte durante l'estate, dai giorni di ferie praticamente azzerati. Siamo anche con gli organici ridotti, ancora non sono state nominati supplenti nelle varie classi di concorso, arrivano di tanto in tanto alla spicciolata perché anche gli uffici stanno lavorando incessantemente, hanno lavorato anche di sabato e domenica, quindi già stamattina sono arrivati alcuni docenti, ma penso che questo sacrificio perdurerà per l'intera settimana. Anche a Sant'Orso situazione tranquilla? Allora sì, anche lì come in tutti gli altri plessi i lavori si sono protratti fino al sabato, quindi capite bene che la ripresa ci ha lasciato anche lì col fiato sospeso, però la collaborazione con gli enti locali è massima. Stamattina, pensate, alle 6 andavano a sgombrare l'ultimo corridoio nel plesso di Bellocchi. Le maestre sono in gamba, forti e organizzate. Anche lì siamo sicuri che ci saranno dei piccoli intoppi, però mi sento di poter stare tranquilla e mi riprometto quanto prima di fare un giro per tutti i plessi per salutare i bimbi, che sono quelli che, per i quali la scuola ovviamente è veramente indispensabile, tant'è che nella primaria non è prevista proprio la possibilità della didattica a distanza e sono assolutamente d'accordo con questo. E dopo il collegamento in diretta di questa mattina all'interno della rassegna stampa, il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore Samuele Mascarin hanno fatto visita ad alcuni istituti per incontrare bambini, studenti e personale scolastico. Sono oltre 5.000 i bambini e i ragazzi fanesi che questa mattina sono tornati a frequentare le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie nelle 47 strutture presenti in città. Questa mattina il sindaco Massimo Seri, l'assessore alle politiche educative Samuele Mascarin e la dirigente Grazia Mosciatti hanno fatto visita a studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici. Il tour è partito dal Gallizzi nel centro storico di Fano. Una ripartenza complessa, non facile, ma è una ripartenza e questo è il risultato più importante. Tutte le strutture scolastiche hanno aperto questa mattina, sta partendo il servizio di refezione, le cucine sono già attive, sono partiti gli scuolabus. Ovviamente oggi è un primo giorno nuovo per tutti, qualche disagio ci sarà sicuramente, chiediamo anche un po' di pazienza e di collaborazione alle famiglie, però è importante sapere che oggi tutti gli studenti di Fano rientrano a scuola e lo fanno in sicurezza. Lo fanno nei nidi, lo fanno nelle scuole dell'infanzia, nelle elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori e credo che questo sia già un ottimo risultato. È un anno scolastico particolare, evidenziato invece il primo cittadino che ha ricordato il grande lavoro svolto dal comune che è riuscito a garantire tutti i servizi e ad aprire in anticipo gli asili nido. Abbiamo fatto un giro come è giusto che sia, non in tutte le scuole perché non riusciremo, anche per verificare che tutto andasse per il meglio e effettivamente le cose stanno procedendo direi bene, però ripeto, come sempre le somme si tirano a fine giornata. Seri ha poi voluto lanciare un messaggio agli alunni e a tutto il personale scolastico. La scuola è un grande momento, è un'occasione per cimentare anche i rapporti che ci porteremo dietro per tutta la vita e porteremo un ricordo che sarà indelebile, ma la scuola è una grande occasione, è un'occasione di crescita, è un'occasione di apprendere per rendere le persone sempre più autonome e indipendenti, ma lasciatemi dire l'augurio e il pensiero
che vorrei rivolgere ai ragazzi è quella di dire: vivete questo momento con spensieratezza, perché siete giovani, è giusto che sia così, ma anche con il senso di responsabilità. E la scuola sia anche un'occasione per imparare a rispettare gli altri, ad imparare ad essere componenti di una comunità, perché questo è fondamentale. Anche gli eventi di questi giorni ci dimostrano che è sempre più importante inculcare questi elementi di rispetto reciproco, che è la base di una comunità. Quindi ragazzi, tanti auguri di buon anno scolastico, che sia foriero di nuove esperienze, di crescita personale, di nuove conoscenze che vi daranno la forza per il domani, e ovviamente vivetela anche da compagni di scuola, come giusto che sia, anche con quella leggerezza che poi non è superficialità, ma è essere profondi e sentirsi sempre più comunità. E adesso la cronaca. Un detenuto ha tentato il suicidio all'interno del carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a soli pochi giorni dall'aggressione di 8 poliziotti da parte di un altro detenuto per futili motivi. Il sindacato di polizia Sappe è tornato a denunciare la mancanza di personale ridotto al 15% e la fallimentare gestione dell'istituto da parte del direttore. Il personale, prosegue la nota, continua ad essere costantemente minacciato, aggredito verbalmente e fisicamente. Il Sappe chiede un intervento dell'amministrazione penitenziaria per mettere fine a quella che hanno definito un'agonia lavorativa a cui sono sottoposti i poliziotti e gli operatori sanitari che operano all'interno dell'istituto. Ancora cronache: il rimorchio di un tir è andato a fuoco ieri in A14 a Fano. Due le esplosioni avvertite dai residenti, che hanno visto alzarsi le fiamme lungo l'autostrada. Filippo Pucci. Due forti esplosioni si sono sentite distintamente dai residenti di Treponti e anche dai quartieri vicini, poi una grossa nube di fumo e fuoco. È successo tutto in poco tempo, ieri sera, intorno alle 20:50, quando un rimorchio carico di vestiti è andato completamente avvolto dalle fiamme lungo l'autostrada A14 a Fano, all'altezza del casello, lungo la corsia nord. L'autista, che si è accorto delle fiamme provenire dalla parte posteriore del carico, è riuscito subito a staccare la motrice, un Mercedes Actros, salvandolo così dal devastante incendio. Guarda, questo fuoco anche tutto il coso. L'autostrada, in un primo momento, è stata chiusa in direzione nord dalla polizia autostradale per permettere ai vigili del fuoco di Fano, insieme a quelli di Pesaro, di poter spegnere l'incendio in sicurezza. Soltanto alcuni minuti dopo che i pompieri hanno domato le fiamme, la strada è stata riaperta ad una sola corsia e poi a due. Ma da una prima ricostruzione l'origine rimane di natura accidentale. Tra le ipotesi, una scintilla dell'impianto frenante che è finita tra il carico di vestiti altamente infiammabili. E dopo l'impennata di contagi da coronavirus registrata nei giorni scorsi, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati soltanto 11, ma a fronte di un calo di test processati. Il Gores fa sapere che su 220 tamponi nel percorso nuove diagnosi, 7 sono i positivi nella provincia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Macerata e 1 nell'Anconetano. 0 contagi dunque a Pesaro e Urbino. Tra i nuovi positivi, 4 sono legati a rientri dall'Albania, 3 riguardano un focolaio domestico legato ad un soggetto di rientro dalla Croazia e un contagio emerso dal percorso sanitario, mentre altri 3 sono in fase di verifica. Inoltre i ricoveri salgono da 16 a 17 con un degente in più a Marche Nord, mentre sono in calo le persone isolate in casa per contatti con contagiati. E adesso invece andiamo a vedere subito queste immagini che ci hanno mandato i nostri segnalatori, i reporter di strada. Qui siamo nel torrente Arzilla a Fano, vicino al Ponte Mimmo, dove è in atto un recupero e un salvataggio di alcuni pesci che, come vedete, sono ormai in una pozza d'acqua. Il salvataggio è ad opera delle guardie provinciali. Tutto questo nel corso del pomeriggio. Una cica.
E adesso parliamo invece di politica con la visita della capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, che ha incontrato nei giorni scorsi i candidati alle prossime regionali. Oltre al mio cuore, qui ci devono essere anche le ragioni di una vittoria che noi vogliamo venire a festeggiare il 22 di settembre. Cambiare per poter governare. Sono queste le parole utilizzate da Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, nella sua visita a Pesaro, svoltasi sabato 12 settembre all'Hotel Excelsior. Un intervento che aveva come obiettivo quello di presentare i candidati del partito della giurisdizione della provincia di Pesaro Urbino, ma anche di sostenerli, puntualizzando gli obiettivi ed il contributo che i membri di Forza Italia, candidati al Consiglio regionale, potranno dare alla coalizione e alla Regione Marche nel caso di vittoria il 20 ed il 21 settembre. Qui ci sono grandi imprenditori, c'è una grande impresa agricola, una grande impresa commerciale, industriale. Purtroppo c'è un governo non all'altezza della situazione. Le Marche sono grandi nonostante il loro governo regionale, non grazie al loro governo regionale. Bisogna crescere. Qui purtroppo ancora si subiscono le conseguenze del terremoto, ci sono ancora macerie, 30.000 persone fuori casa. Non c'è un'idea di regione. Abbiamo candidati forti, dinamici, giovani, ovviamente uomini, donne, che vengono dal mondo del lavoro, delle professioni, dell'impresa, che hanno già fatto politica, che non hanno già fatto politica. Noi vogliamo una politica che sia in grado di interpretare i bisogni del territorio, esattamente quello che in questo momento l'amministrazione di sinistra non sta facendo e che da molti anni non sta facendo. Presenti all'incontro anche Elisabetta Foschi, coordinatrice provinciale di Forza Italia, e Francesco Battistoni, commissario regionale del partito. Credo che dopo 27 anni di mal governo del centrosinistra sia arrivata e giunta l'ora di un cambiamento forte e radicale. Non possiamo più andare avanti così, ormai le Marche sono isolate per quello che riguarda le infrastrutture, perché vi invito ad arrivare dalla Toscana, da Roma, dal Lazio e vedete quanto ci impiegate soprattutto ad arrivare fino a qua. Credo che dobbiamo lavorare in questa direzione, dobbiamo andare incontro alle imprese, abbassare le tasse, ridurre il cuneo fiscale. Questo è quello che vogliono gli imprenditori, perché vogliono lavorare in tranquillità, non chiedono sussidi ma lavorare in tranquillità. Quindi viva Pesaro, viva le Marche, viva Forza Italia, viva l'Italia. Grazie a tutti voi. Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Missione Salute. L'ospite sarà la dottoressa Ilaria Cleri, che ci parlerà di fisioterapia e riabilitazione in un paziente colpito da coronavirus. Sentiamo un estratto di questa intervista. Nella maggior parte dei casi, anche dopo la fine della fase acuta della malattia, può essere necessario un periodo più o meno lungo per un recupero completo. Questo perché l'allettamento prolungato, la ridotta capacità respiratoria e la compromissione dell'apparato muscolo-scheletrico possono tradursi in disabilità più o meno severe nel paziente che è stato affetto da Covid-19. Si suggerisce un percorso riabilitativo fatto su misura, strutturato sulla persona, in modo tale che si vadano a lavorare quelle aree che sono state maggiormente colpite. In particolare si suggerisce un allenamento sulla forza, sulla resistenza, un training sui muscoli respiratori, in particolare i muscoli diaframma e i muscoli del torace, il recupero delle attività di vita quotidiane e un supporto con la psicologa per recuperare sul piano emotivo quelle aree che sono state maggiormente colpite. Si suggerisce di effettuare una fisioterapia ambulatoriale o al limite a regime domiciliare. E prima di salutarci apriamo come sempre il nostro album di famiglia per festeggiare i nostri telespettatori. Il 13 settembre Mezio e Maria hanno festeggiato 50 anni di matrimonio a Orciano di Terre Roveresche. Dunque gli auguri da parte delle figlie, nipoti, parenti e amici e naturalmente anche da parte di tutti noi di Fano TV. Subito dopo le previsioni del tempo andremo in onda, come abbiamo detto, con Missione Salute. Poi un approfondimento elettorale con il candidato al Consiglio regionale Stefano Aguzzi, intervistato da Mariella Del Bianco. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.